che parlare di diversità con un po' di ironia non è semplice. Abbiamo una psicologa sexy, chiamiamola una di te. Ragazzi, che tipo di impressione hanno avuto? Tutte le persone vanno accettate, rispettate per come sono. Quindi il film mi è piaciuto. Quindi cos'è che ti ha colpito, che ti ha detto, c'è qualcosa dentro che ti ha smosso? Sono state vivo due persone, uomini che stavano assieme, due donne che stavano assieme. Mi è piaciuto molto il filmato del condominio, perché fa capire che molte volte non si è diversi, ma semplicemente ci sono dei pregiudizi. Infatti la ragazza aveva già squadrato tutto il condominio, anche se non conosceva nessuno, aveva già detto quello è lo spacciatore, quello è l'attentatore e la prostituta, mentre in realtà non era così. Quindi molte volte bisogna prima sapere i fatti prima di esprimere pregiudizi sugli altri. La ragazza era già prevenuta e poi alla fine si scopre che questi erano tutte persone normalissime, quindi è figo quell'episodio di noi e gli altri. Vai con la domanda. Oh, vi volevo chiedere come vi è venuta questa idea di tutto il film? Sì. Bravo, bella domanda. Perché allora, durante il periodo del Covid non si poteva girare e quindi mi è venuta l'idea, parlando con una distribuzione, di unire questi episodi perché avevano la tematica della diversità e quindi unendoli tutti insieme abbiamo fatto un'ora e mezza. Il film è uscito su Amazon Prime da pochissimo, l'ho prodotto con la mia società. Sono molto contento perché non è facile in questo momento in Italia essere indipendenti. Viva il cinema! Ciao! Tonight, I want to stay around the-